Molti pensano che dopo la morte ci si reincarni in un animale. Sarà così, perché spesso ci ritroviamo a vedere azioni molto strane compiute dagli animali che ci lasciano senza parole e che sono molto simili alle nostre azioni. Spesso la loro bontà e gentilezza supera anche quella dell'essere umano. Sono in grado di starci vicini nei momenti peggiori e anche se li maltrattiamo non se ne vanno via facilmente. Alcuni animali poi sembra abbiano imparato ad amare e volere bene ai propri cuccioli in un modo molto simile al nostro. La storia di oggi vi dimostrerà proprio il lato di un animale che non pensavate potesse essere o comunque davate per scontato. Una gatta randagia era molto preoccupata mentre portava suo figlio prendendolo per il collo con la bocca. È un modo per prendere i gatti senza fargli male, quindi ricordatevelo. Comunque sia, voleva portarlo da un medico in un ospedale ad Istanbul. E così fece. Infatti il tutto è stato fotografato. Sembrava veramente disperata e agitata per cercare aiuto. Nell'ospedale non le hanno però negato le cure. Anzi, avendo molto a cuore il suo lavoro, un medico aveva deciso di farla entrare e visitare il cucciolo. In realtà all'inizio voleva solo capire come mai fosse lì, perché non sembrava stare male o altro. Le foto su Twitter mostrano i paramedici girare intorno alla madre, accarezzandola, cercando di comprendere la situazione. La cosa più difficile fu allontanare la gatta che rimase lì, attaccata al cucciolo senza staccarsi. In qualche modo ci riuscirono, portando finalmente da parte il piccolo. Intanto infermieri e altri paramedici, per cercare di tenere tranquilla la madre, l'hanno accarezzata e coccolata il più possibile, rassicurandola e dicendole che tutto sarebbe andato bene. Dopo una mezz'oretta circa, infatti, riuscirono a finire il lavoro e i controlli. Stranamente entrambi non avevano niente, stavano bene, o almeno era ciò che sembrava. Per sicurezza li hanno mandati in un centro veterinario, dove avevano gli strumenti adatti per visitare gli animali. La storia era diventata virale sia su Reddit che su Twitter, con migliaia di condivisioni e mi piace. Alla fine anche i veterinari non notarono nulla di strano. Probabilmente la madre era preoccupata perché forse il cucciolo era caduto da qualche parte o aveva preso una botta. Le diedero qualcosa da mangiare e la mandarono via salutandola calorosamente. I due da allora non si sono più fatti vedere, ma la storia è piaciuta moltissimo su internet, dove alcuni commenti elogiano i medici per non averli cacciati senza provare a capire come stavano le cose. Molti, quando vedono animali nella propria struttura, tendono a mandarli via perché ci sono clienti, ma altri, come questi medici, per fortuna sono amorevoli e pieni di voglia di fare. Il loro mestiere lo ritengono importante e vitale per qualsiasi essere vivente sulla Terra. Sfortunatamente non hanno potuto fare di più in quel caso perché non possedevano gli strumenti adatti, ma nel loro piccolo hanno dato una mano volentieri.